Le regolazioni da vento leggerissimo. Una situazione che magari non capita nei bastoni, visto che ci sono i limiti di vento, soprattutto di vento basso, ma che può capitare nelle regate lunghe, dove uno è abbastanza normale che per tanto tempo si trovi a regatare in due o tre nodi d'aria, no? Al di là proprio di quando c'è 0-0 vento, ci si trova a regatare in quei due o tre nodi d'aria in cui comunque la barca può andare, e anzi deve andare, deve crearsi apparente. Ma le regolazioni diventano un po' più difficili, no? E soprattutto diciamo, tendono un po' ad estremizzarsi rispetto a quello che è la regolazione che uno trova anche in regata, diciamo, in bastone normale, però con vento leggero, ma non leggerissimo. Sì, diciamo che le regole del manuale dell'allievo iniziano a mostrare a corda, insomma, non essere più così applicabili, quindi diciamo il fatto di portare avanti ad esempio il punto di scotta del fiocco quando il vento diventa leggero, che è una cosa che ha un senso, che effettivamente si fa con, a parte che non è così detto, perché a volte agisci più sulla tensione di drizza, quindi non è detto che tu debba fare questa cosa, ma comunque. Diciamo una cosa che mediamente si fa, invece non funziona in realtà poi più bene quando si ha a che fare con quei due nodi d'aria, quando si ha a che fare con una situazione magari diciamo di mare anche abbastanza piatto, però che non ha di vento che però non è sufficiente ad aprire la valumina. Ecco. Quando la valumina non si apre, devi minimizzare la tensione verticale e per questa ragione alla fine porti il carro indietro, perché è la stessa peso della vela che chiude la valvolina. Infatti, quindi si torna, diciamo, a fare una regolazione, se vogliamo, da tanto vento, in qualche modo con le Certo. valvuline che devono cercare di essere aperte, le Sì, vele quello sì. devono essere tendenzialmente twistate e non, diciamo, cercare di insaccare il vento, ma cercare di essere più svergolati e un po' più leggeri nel vento, non so come definirlo, diciamo, e proprio per questo, appunto, bisogna che il carrello del fiocco stia particolarmente indietro e la scotta rande invece tendenzialmente deve essere non tanto cazzata, no? Per evitare che la valumina rientri e proprio anche in questo caso per il peso stesso della vela, diciamo, si richiuda su se stessa, chiudendo in realtà facendo un blocco all'aria anziché assecondandole, cercare di rendere comunque efficiente il profilo. Certo, no? Sono condizioni in cui chiaramente chiudere la parte alta della vela non funziona perché non hai possibilità di far lavorare i profili, devi lavorare in, diciamo, scorrimento e non diciamo, di potenza come fai quando il vento invece è leggermente superiore rispetto a questo e per cui diciamo, il windshield tra l'altro è particolarmente sensibile in quelle condizioni lì, quindi hai veramente una direzione del vento molto più stretta in basso, molto più aperta in alto, in più aggiungo che lo sbandamento sottovento della barca con la valumina morbida sicuramente fa sì che la forza di gravità tenda in effetti a farti twistare la valumina in maniera un po' migliore. In questi casi il fatto di avere, ad esempio, una stupidaggio, però come molte barche hanno, il pistone e il vang scarico può essere un limite, cioè se hai un boma pesante e il pistone e il vang scarico, effettivamente hai un problema per far aprire la valvolina della randa. Viceversa, se il pistone del vang è troppo carico, poi diventa difficile sentire la vela, però riesci a ottenere comunque la regolazione che ti interessa. Se invece il pistone è scarico, come succede molto spesso sulle barche non, diciamo, che non hanno una manutenzione particolarmente attenta, effettivamente ti succede che il boma pesi tanto e quindi tenda intanto a ondeggiare molto sull'onda, che è una cosa negativissima in queste condizioni qua, e poi anche non riesci a twistare la valvolina come vorresti, perché il peso del boma che te la tira giù. Esatto, dovendo tenere la scotta particolarmente lasca, le scotte, perché in realtà anche la scotta del fiocco ovviamente non deve essere fortemente cazzata, diciamo, deve essere puntata, se vogliamo, quasi. Ovviamente nel caso della randa porta a cercare di avere il carrello più sopravvento possibile, perché comunque Certo.
se vogliamo bollinare, ovviamente in situazione di bollina, portare il carrello più sopravvento possibile per cercare di avere comunque il bomba al centro, perché Sì, non è però detto. minimizzi sempre diciamo, la verticale, la tensione Esatto. verticale. Questa condizione poi con le balumine, diciamo, un po' aperte, può anche essere utile se c'è un po' di ondina, magari fare in modo che le balumine un pochino spennino e in qualche modo propellano un po' la barca, sia diciamo dando dei colpi in avanti, paradossalmente, sia facendo un po' di effetto coda di pesce, diciamo, nell'aria. Effetti minimi, però in generale vanno nel senso del, appunto, non cercare di andare in condizioni di potenza, ma cercare di andare in condizioni di scorrimento, quindi cercare di non separare mai il flusso sottovento dei profili, cercando di cazzare troppo, ma tenere sempre il flusso dei profili sottovento piuttosto pulito. Questo spennamento di cui parli non è uno spennamento dovuto al peso, No. al peso fisico o di una pugna di un fiocco oppure appunto del bomba, perché questo in realtà lavora male, lavora in tendenziale controfase. Invece questa aperturina della balumina nel momento in cui ha un pelino più di pressione, questa cosa qua invece funziona bene perché è come se tu diciamo spostassi in avanti, giusto, è come se tu. Spostassi verso avanti il centro di lift, soprattutto diciamo, la direzione di applicazione della forza, per cui si rende il profilo in generale più efficiente, più propellente e meno sbandante. In queste condizioni, chi ha imparato ad andare in barca soltanto nei bastoni, soltanto sulle barche grosse, imparando a cazzare a ferro tutto, effettivamente mostra tutti i suoi limiti, quindi cioè, se potete allontanatelo dalle scotte perché veramente fa danni, perché non ha, lui conosce soltanto, quando deve andare in bolina, conosce soltanto la regolazione tutta cazzata fondamentalmente o comunque qualcosa di molto vicino a quella. Quando si tratta di lascare, si tratta di lascare qualche tipo 1, 2, 3 centimetri. Invece in queste condizioni bisogna utilizzare molta sensibilità e avere molto, molto il senso diciamo, reazione di ogni singolo punto della vela al vento. Sì, bisogna essere molto più sensibili e rendere la barca più scorrevole possibile. Va bene, ciao, buona giornata. Ciao ciao.